Eccoci, ci siamo, siamo live. Buongiorno a tutti, a chi ci sta Ciao. seguendo, e buongiorno e un ciao e un abbraccio speciale all'amico e professor Giuseppe Di Bella, Ciao a tutti. che ha accettato il mio invito di presenziare questa live in cui parliamo di arte e di fotografia. In particolare, rivelazioni dell'arte tra pittura e fotografia. Io presento ancora il professore di storia dell'arte Giuseppe Di Bella, nonché architetto e soprattutto grande amico, con cui condivido la passione sicuramente della fotografia, ma anche dell'arte generale audiovisiva. E colgo l'occasione per dire che questa è la prima live che faremo insieme ed è un format che stiamo studiando insieme per fare altre live e molte altre live sul mondo dell'audiovisivo. E qui riproponiamo oggi una conferenza che abbiamo messo in piedi un paio d'anni fa durante un festival di fotografia. Dove ci era stato chiesto di partecipare per parlare di arte audiovisiva e di fotografia correlata all'arte pittorica. C'è stato un grande lavoro mio, ma soprattutto del professor Di Bella, che è andato a scartabellare la storia dell'arte per andare a vedere le correlazioni che c'erano tra delle mie foto. L'immensa storia dell'arte. L'immensa storia dell'arte che c'erano tra le mie foto, tra alcune delle mie foto, scattate inconsapevolmente, in alcuni casi, identiche o quasi identiche ad alcune opere molto famose di autori molto famosi. La vedremo con calma, ma lascio la parola un paio di minuti a Giuseppe che si presenta e dice qualcosa anche lui di questa conferenza che andremo a fare subito dopo la presentazione. Sì, io quando tu mi chiedesti di fare questa cosa, accolsi con molto entusiasmo perché effettivamente c'è una correlazione tra queste forme espressive che è veramente impressionante. La correlazione è sia storica che una correlazione di carattere estetico, iconografico. Io con la fotografia ho una certa affinità, però non, sicuramente non come quella che hai tu. Posso dirti che io ho iniziato a scattare le mie prime fotografie, come dire, artistiche, no? Quando ero piccolo, perché di fatto io avevo questo zio, fratello di mio padre, che mi ha trasmesso la passione ai tempi della fotografia. Stiamo parlando degli anni 70-80. Quindi mi portava in camera oscura, quindi lui si faceva tutto in casa, no? Quindi mi portava in camera oscura e mi faceva anche capire, mi faceva vedere come le fotografie, almeno al tempo, adesso è tutto cambiato, perché col telefonino praticamente fai tutto, cioè attui una serie di modifiche che allora dovevi fare manualmente, no? Era tutto artigianale. E quindi mi affascinava anche l'idea di scattare le fotografie e poi trasformarle. Quindi lì chiaramente io non sono, ecco, ti dico, questo è stato il mio approccio col mondo della fotografia. Che è Chiaro. praticamente identico al mio, cioè, solo che tu avevi lo zio, io avevo il papà. Esatto, questo personaggio. Molto carismatico, tra l'altro collezionava, lui era un pazzo perché praticamente non so quante macchine fotografiche arrivò a collezionare, cioè lui comunque non essendo un professionista ma lo faceva per hobby. Quindi la fotografia in realtà l'ho conosciuta così. Dopodiché ho cominciato poi negli anni a scattare le foto, mi piace farlo e fa parte un po' del mio mondo, ma da un punto di vista prettamente storico,
c'è un momento in cui effettivamente la fotografia e l'arte si incontrano, si guardano in cagnesco a distanza come due belle donne che in qualche modo devono contendersi qualcosa. E in quel momento si contendevano il mercato, perché il mercato fino al 1826 circa, fino a quando Nietzsche non inizia appunto le prime sperimentazioni per capire, prendendo spunto dal fatto che la retina è un organo sul quale appunto rimangono impresse le immagini, questo signore cominciò appunto nel 1826 a fare degli esperimenti per capire come era possibile, partendo dalla camera oscura che esisteva già e che era già stata intuita ai tempi di Aristotele, quindi cioè, in realtà la fotografia ha delle origini molto antiche. Andiamo ad introdurre la grafica, così vediamo subito di cosa stiamo parlando, perché qui c'è un L'idea della persistenza dell'immagine retinica, cioè che è proprio questo organo che è in grado di impressionarsi e quindi di lasciare una traccia molto chiara dell'immagine, di quello che poi effettivamente nervi, cervello acquisiscono. Mm-hmm. Quindi lui partì da questi assunti e cominciò a capire se effettivamente da un punto di vista pratico era possibile fissare delle immagini su un supporto. Poi in realtà siamo ancora molto distanti, la fotografia non ha ancora incontrato l'arte. Consideriamo che quando non esisteva la fotografia, la pittura era l'unico strumento per, come dire, fissare delle immagini. Quindi una famiglia aristocratica importante che voleva lasciare ai posteri il ricordo dei suoi personaggi, dei suoi membri, delle persone di corte, chiamava un pittore e il pittore faceva il ritratto. Nel momento in cui arriva la fotografia, scompagina, sconvolge completamente tutto, e questo accade quando queste due donne di cui ho parlato si cominciano seriamente a guardare in cagnesco, accade intorno al 1840, cioè quando il primo daguerrotipo succede, che avviene lo scatto, cioè finalmente queste immagini riescono ad essere fissate su un supporto. Allora, a quel punto il mercato, che era appannaggio chiaramente dei pittori, degli artisti, comincia a cambiare, cominciano tutti a spaventarsi di questo nuovo strumento. Chiaro. Che potrebbe commercialmente anche sostituire quello che era avvenuto fino ad allora, cioè potrebbe anche sostituire la pittura. Poi in realtà cosa succede? Cominciano pittura e fotografia in un certo senso a, per fortuna, a collaborare, cioè nel senso che il pittore si serve delle fotografie perché magari finalmente può evitare di far stare un soggetto fermo per ore da ritrarre, oppure scatta una foto di un paesaggio e può tranquillamente continuare a dipingerlo in studio, e la fotografia in qualche modo si servirà della pittura, perché fino a quel momento la pittura aveva detto tutto, assolutamente tutto, cioè le grandi sperimentazioni dal punto di vista coloristico, dal punto di vista, come dire, della materia, erano assolutamente quelle della pittura. Quindi a un certo punto poi in realtà cominciano a collaborare, però all'inizio si guardano un po' in cagnesco, perché tra l'altro sono invidiose l'una dell'altra, e quindi... Beh, qua chiaramente abbiamo i primi pacchetti già pronti, tu lo saprai meglio di me, e tu la Kodak credo che la conoscerai molto bene. C'è una frase famosissima della Kodak che è "ricordati di ricordare", è meravigliosa, secondo me.
c'è tutto lì, c'è assolutamente tutto. E una volta era ancora più semplice e più automatico ricordarsi di ricordare, perché non si poteva vedere finché non sviluppavi e non stampavi la pellicola. Adesso si vede subito, quindi non occorre neanche ricordarsi di ricordare. È cambiato un po' il meccanismo. E infatti, parlando di fotografia, è proprio questo la differenza rispetto alla pittura, che persiste, cioè una differenza che comunque persiste, è il fatto che la fotografia è chiaramente è andata molto avanti fino al punto che oggi, vabbè, non c'è bisogno di dirlo, la fotografia la fai, la vedi e la modifichi anche. Mentre invece la pittura rimane, ma anche per fortuna direi, tutt'oggi un meccanismo dove c'è un cervello, con tutto quello che possiamo immaginare, che è collegato ad un braccio e ad una mano e che realizza delle cose in base a... È chiaro che i due mezzi espressivi, dal punto di vista proprio dell'espressività, non dal punto di vista estetico, sono similari, con l'unica differenza che, e qua probabilmente tu saprai di più, che scattare una foto e pensare di realizzare un dipinto sono due processi un po' diversi. Sì, sì, sicuramente. Anche se alcuni tipi di fotografia... Uno è meno immediato rispetto all'altro. Quello sicuramente. Anche se alcuni tipi di fotografia e anche l'essenza della fotografia è tornata fuori ultimamente con la riscoperta delle fotografie, delle immagini istantanee, prima con Polaroid, poi con Fuji, che qualche anno fa si è rilanciata sul mondo della fotografia, riproponendo un progetto Polaroid, quindi quello della foto istantanea, e di un supporto unico e irripetibile, e soprattutto immodificabile, cioè nel senso è un'impronta digitale assoluta che resta, che fa parte della fotografia, della prima fotografia. È l'unico sistema, è l'unico modo per avere una prova certa al giorno d'oggi, che è tutto mistificabile, ampiamente mistificabile, e avere appunto una Polaroid all'epoca degli Schifano e tutti gli altri che volevano appunto avere la certificazione di essere loro. Ma infatti io mi fai tornare alla memoria veramente tante cose di quando ero ragazzino, perché negli anni 70 la Polaroid arrivò anche a casa mia. Ah, mamma mia, sì. Quindi ad uno dei compleanni mi arrivò come regalo. E dovrei averla ancora, forse a casa di mio padre. È come la Vespa, funziona sempre la Polaroid. Esatto. probabilmente, e lo saprai meglio di me, è tornata in voga nuovamente, perché poi credo che sia diventato anche uno stile. Assolutamente. Uno stile fotografico in qualche assolutamente modo. Sì. Ma mi fai venire in mente un'altra cosa, che ad esempio in questa conferenza non abbiamo indagato, però mi fa piacere ricordarlo, perché tu hai parlato di Schifano e quindi hai parlato di pop art italiana, ma io credo che nel Novecento colui che ha fatto un uso smodato della fotografia, partendo dalle fotografie che poi trasformava in opere d'arte, è stato Andy Warhol. Assolutamente. Di cui ho visto una mostra memorabile a Vienna, all'Eikastor di Vienna, un paio d'anni fa. Ero lì per un matrimonio e mi sono preso un pomeriggio, ho acquistato anche il volume e sono immagini pazzesche. Lui ha fatto una ricerca poi anche sulla post-produzione manuale proprio dell'acido che o degli strati di acido che formano l'immagine della Polaroid. È un mondo incredibile, meraviglioso. Anche lì, no? Cioè, ecco, credo che sia stato quello della pop art americana, credo che sia stato uno dei momenti più alti in cui queste due donne,
questa donna fotografia, a me piace fare questa sorta di... E questa donna pittura, mettendo da parte, come dire, deponendo l'ascia di guerra, no? Perché comunque c'è sempre stata questa sorta di contrapposizione, credo che sia stato uno dei momenti, la pop art americana, in cui si sono incontrate, no? Per cui, anche perché c'era una logica molto profonda, cioè Warhol arriva in un momento in cui c'è un boom economico incredibile, per cui in tutte le case cominciano ad entrare tutta una serie di oggetti di uso quotidiano, per cui c'è un arricchimento delle famiglie dal punto di vista tecnologico che spinge al consumismo. E allora lui a un certo punto capisce che esattamente come le immagini iconiche o come le icone del teatro, del cinema, eccetera, eccetera, avevano rappresentato sempre qualcosa di importante, prende a modello gli oggetti del consumismo e li trasforma e li fa diventare delle icone. Ma c'è un fatto importantissimo: come lo fa questo? Siccome lui a un certo punto pensa l'arte è qualcosa un po' per ricchi, no? Perché comunque è sempre stata qualcosa, come dire, confinata all'interno di un certo tipo di ambienti, di chi può permetterlo, perché questo è chiaro, sempre. E allora dice, in qualche modo dobbiamo fare in modo che l'opera d'arte diventi anche molto più divulgabile di quanto non lo sia stato fino ad ora. E quindi quale strumenti migliori se non la fotografia molto pratica, molto veloce, da cui trarre spunti, oppure la serigrafia. Quindi lui comincia a utilizzare fotografia e serigrafia, okay, in maniera da produrre tutta una serie di stampe, perché poi di fatto alla fine diventavano delle stampe, che erano, diciamo, sicuramente più facilmente divulgabili dal punto di vista proprio della... Stavo pensando alla sensazione che provo io, che provavo e che proverò con una Polaroid in mano. In effetti poi anche una persona normalissima, molto basica, che scatta per così per ricordo, e avendo una Polaroid in mano è abituato ad avere bisogno di qualcun altro per avere poi indietro le proprie foto, quindi hai bisogno del fotografo a cui porti la pellicola e la fai sviluppare. Lì ti senti veramente un artista, l'artefice di una cosa che è assoluta, di un'opera d'arte veramente, cioè ti senti veramente importante e quasi un superman, un superuomo quando vedi questa immagine che esce in automatico e nelle tue mani si rivela. Cioè è una cosa che anche adesso ha una forza, ogni volta che ne scatto una sento un brivido, sento un qualcosa di forte dentro. Cioè... Ma però credo che la Polaroid, magari mi sbaglio, però credo che la Polaroid non sia, e questo forse è uno dei punti di forza, credo che uno dei punti di forza di questo mezzo espressivo, credo che la Polaroid non è modificabile come foto. Ma infatti, non essendo modificabile, è una prova assoluta di quel momento unico e irripetibile. Cioè, e attualmente è veramente la prova assoluta. Probabilmente dal punto di vista anche, sì, insomma, espressivo, è una prova quasi con te stesso, perché bene o male... Certo. La fotografia, più o meno a tutti i livelli, sai che la puoi eventualmente modificare, ritoccare, mentre invece la Polaroid no. No, esatto. Perché esattamente ricalca in un quadratino quello che era stato il meccanismo d'origine, cioè il sistema di emulsione e tutto racchiuso in un pacchetto, no? Sì, ma è fantastico. Guarda, 5-6 anni fa mi ha stupito una ragazzina che è venuta con suo padre a fare il corso di fotografia da me. E tutti hanno, diciamo, messo lì le loro attrezzature nuove. E sta ragazzina di 15 anni mi guarda e mi fa: io scatto solo con Polaroid in bianco e nero. Cioè,
mi ha spiazzato, mi ha freddato e mi ha cioè... come un killer ti ha freddato. Un killer, un cecchino proprio. Ed è stata meravigliosa sta cosa, era figlio di un mio amico fra l'altro. È meravigliosa sta cosa, questa visione proprio di assoluta e unica, di scattare solo un'immagine ogni tanto, pensata, studiata, bello, bellissimo. Andiamo avanti un attimino, non so. I coniugi di fine Ottocento, beh, insomma, questa è un'immagine che ci fa capire anche quanto la fotografia, chiaramente, quanto la fotografia si è evoluta. Ecco, questo è il classico ritratto che faceva tremare i polsi agli artisti, perché gli artisti fino a quel momento, poi dopo vorrei dire anche qualcosa sullo sviluppo della fotografia che è diventato cinema, quindi anche lì c'è tutto un altro mondo molto particolare. Ma avremo tempo di fare. però ecco, la fotografia, questo per dire che rispetto all'arte, quindi soprattutto alla pittura, è andata molto avanti, perché alla fine comunque è un mezzo tecnologico. Questa è la grande differenza. La fotografia è comunque e rimane un mezzo tecnologico. Pensa che io, guardando questa foto qua, mi vengono i brividi, perché a parte i ricordi che evoca, e il famoso, lo dico sempre, cassetto che tu trovi a caso, la scatola con le foto della nonna, della bisnonna e tutto il resto. Ma mi vengono i brividi perché io ho riaperto, ho chiuso il negozio di famiglia fondato da mio padre, e come sai benissimo, e ho riaperto uno studio mio con la sala posa dove sono attualmente adesso. E mi viene il brivido perché l'ho riaperto con il pensiero di andare a rifare questo tipo di immagini qui, cioè l'immagine che si faceva una volta nelle famiglie, la foto classica che poi tu tramanderai ai tuoi figli e ai tuoi nipoti. Quindi ecco, mi viene veramente un brivido vedendo questa immagine che evoca, cioè sono immagini che evocano veramente dimensioni particolari. Anche perché, ad esempio, questa, in maniera anche abbastanza strana, ha tutto questo alone, cioè sembra che quasi questi personaggi venissero fuori da una sorta di atmosfera. Questa è una foto appesa. È una foto scattata nel momento in cui i due soggetti erano vivi. Sì, sì. Però nel momento in cui la sviluppavi quasi sembrava che fossero già morti. Cioè, già, sì, sì, infatti. Evocava un senso stranissimo. Sì. Perché aveva un po' tutto questo... Sembrano due fantasmi, due angeli, due... Esatto. In effetti sì. Andiamo avanti. Beh, allora, qui a suo tempo io voglio fare questo paragone, no? Ho voluto mettere in competizione due momenti storici molto lontani, no? Stiamo parlando di 1755 con 1908. Ma perché ho voluto fare questa cosa? Perché, questo è, da una parte abbiamo Canaletto, da un'altra parte abbiamo Claude Monet. Ma è lo stesso identico edificio, questo, e quindi qua parliamo di manipolazione dell'immagine, cioè è quella cosa di cui in qualche modo rientra, anche la fotografia, manipolazione dell'immagine o evoluzione di un modo di vedere le immagini e un modo di vedere le cose, dove ovviamente da una parte abbiamo un quadro, cioè il pittore della luce per antonomasia, Canaletto, cioè lui ha dipinto Venezia in tutte le salse, cioè lui è il pittore di Venezia. Però il pittore di Venezia, ritraendo in maniera
come dire, quasi fiamminga, cioè con tutta una serie di dettagli pazzeschi, veramente. Questa luce che investe questi edifici, eccetera, con questi riflessi sull'acqua fondamentali. E poi dall'altra parte abbiamo quelli che, a cominciare dalla metà dell'Ottocento, con i moti più o meno coi moti del 48, quindi dopo la seconda rivoluzione industriale, eccetera, cominciarono ad essere tutti quei pittori che cominciarono a dire no ai metodi tradizionali, cioè all'idea tradizionale di dipingere le cose. E quindi gli impressionisti, si chiamavano impressionisti proprio per questo motivo, cosa facevano? Acquisivano l'immagine retinica, quindi rimaneva impressa nel loro cervello l'immagine. Spesso la fotografavano, qui non siamo ancora in un tempo in cui, al tempo di Canaletto c'era la camera ottica, ma non c'era ancora la fotografia, mentre invece nel periodo impressionista loro in qualche modo fissavano un'immagine, dopodiché l'impressione che avevano di questa immagine, in qualche modo esclusivamente attraverso lo strumento della luce, modificavano, trasformavano e facevano vibrare la luce attraverso i colori per rendere, in un certo senso, determinati effetti. Qua è chiarissimo che lui vuole a tutti i costi che ci sia un effetto molto sottolineato e messo in evidenza del riflesso sull'acqua. E quindi, è come una post-produzione quella che fa Monet. In un certo senso sì, perché in realtà magari nella realtà non sarebbe mai stato così il riflesso su quel mare lì, ma lui ne ha un'impressione dal punto di vista cerebrale talmente forte, cioè quello che lo colpisce, l'impressione che lui ha è il riflesso dell'edificio. Chiaro. Abbiamo questo edificio che in qualche modo, in maniera un po' quasi ectoplasmatica, cioè nel senso sta quasi uscendo come una specie di fantasma dall'acqua, perché se vedi è quasi sospeso, e dall'altra parte la violenza, la forza del riflesso. Ecco, gli impressionisti erano artisti che volevano assolutamente andare contro alla pittura tradizionale e quindi continuarono a più non posso a sperimentare per cercare di dare l'immagine delle impressioni, quello che invece non faranno più gli espressionisti, ok, che tireranno fuori quello che hanno dal di dentro, non dal di fuori verso dentro, ma al contrario. Beh, questa è una delle cose. Io vado avanti perché so che ne abbiamo un po'. Allora, questo è, insomma, nella chiesa di San Luigi dei Francesi, la Cappella Contarelli è una delle opere in assoluto, credo, più studiata e più presa in considerazione al mondo. Io starei qui ore, fra l'altro, perché per me Caravaggio è il numero uno, insomma. Cioè, attenzione perché questa è, potrei azzardare a dire, quasi un'immagine fotografica. Assolutamente sì. Beh, nel senso che Caravaggio credo che sia stato il pittore più studiato in assoluto dai fotografi, perché nella storia dell'arte è stato il, diciamo, in assoluto il primo o tra i primissimi che è riuscito a dare un'impressione, a giocare con la luce in questo modo. Questo quadro si commenta da solo, c'è Gesù che chiama Matteo alla vocazione, ma io credo che qua debbano più parlare i fotografi che non gli storici dell'arte. Ti dico, per me Caravaggio è assoluto ed è forse l'unico che considero un fotografo oltre che un pittore e un grandissimo esteta e artista, perché dipinge gli interni come se fossero gli esterni, intanto, nel senso che coglie sempre una fonte unica di luce che è quella del sole esternamente,
ma la ripropone anche negli interni, perché va sempre a pescarsi una finestra in particolare dove entra la luce, e questi visi, insomma, è veramente, sembra che si muovano, insomma. A me poi viene in mente una mostra organizzata da Vittorio Sgarbi, che ho visto a Catania, nella tua Catania, quel giorno, dove per un problema tuo non ci siamo andati insieme, ma ci sono andato da solo. E per fortuna sono andato da solo, nel senso che da solo io, di fronte ad un dipinto di Caravaggio, ad un certo punto mi sono emozionato e ho quasi pianto praticamente. Quindi è stata una cosa incredibile. Che poi c'è sempre un motivo di carattere psicologico, attenzione, cioè io non riesco mai a scindere l'aspetto iconografico da un aspetto psicologico, introspettivo. Cioè Caravaggio era un personaggio molto particolare, deve scappare, ma la sua vita è stata veramente costellata di vicende molto particolari, ma è un personaggio particolare perché in realtà lui viveva di notte in luoghi anche molto malfamati, per cui viveva una Roma che in qualche modo, quando si trova a Roma, era una Roma molto particolare. Quindi sicuramente l'idea sua di creare questi contrasti, dove tra l'altro nella maggior parte dei casi rappresenta opere di carattere spirituale, religioso, ma con personaggi dell'epoca, e sì, che possibilmente provengono da luoghi che non sono la corte del re, piuttosto che, ma sono uomini e donne di tutti i giorni, di strada, eccetera, eccetera. Quindi lui aveva molto a cuore l'idea di rappresentare questo suo stato d'animo, e secondo me aveva capito che attraverso il gioco della luce e dell'ombra, soprattutto dell'ombra, è il meccanismo fondamentale, assolutamente, poteva lanciare questo messaggio. Assolutamente. E poi è quello che lo descrive meglio fotograficamente, è proprio tutto lì, l'essenza della fotografia è proprio la gestione della luce. Sì, perché poi è perfetto. Puoi fare mille discorsi, cioè lì c'è il buio e la luce, il giorno e la notte, il bene e il male, cioè i significati sono veramente... A malincuore andiamo avanti. Ecco, chiaramente chi è che ha studiato e che ha scritto anche libri è uno dei più grandi della storia del cinema, uno dei più grandi direttori della fotografia, che si chiama Vittorio Storaro. E, insomma, qui siamo di fronte a due immagini, quella in particolare, quella in primissimo piano, è l'immagine di Apocalypse Now, perché allora il cinema, dopo la figura del regista, c'è il direttore della fotografia. La fotografia. E riallacciandosi a tutte le cose che dici tu, chi è il direttore della fotografia? Non è quello che scatta le foto dietro le quinte, no, è quello che costruisce l'inquadratura. Tecnicamente, l'inquadratura e la luce. E la luce. Del film, tutto l'intero film. Esatto. Quindi lui rimase folgorato. Vittorio Storaro rimase folgorato entrando, mentre studiava al Centro Sperimentale a Roma, entrò in San Luigi dei Francesi e da quel momento in poi non si staccò più da quell'immagine che Caravaggio gli aveva impresso nel cervello. come dargli torto. Come dargli torto. Anche qui, da una parte abbiamo un'opera del romanticismo, da un'altra parte abbiamo una fotografia, ahimè, di quello che sappiamo, no? Sì. Di un naufragio che purtroppo ha, come dire, il Mediterraneo è veramente pieno. Ma allora, io qua mi fermerei al concetto... senza entrare, diciamo, nella zattera della Medusa,
senza entrare nell'opera, mi fermerei proprio al concetto della cronaca. Cioè, questo è il discorso che dicevamo prima. Mm-hmm. La cronaca oggi la fai attraverso le immagini fotografiche e videoclip o quello che vuoi tu, allora la cronaca in qualche modo la dovevi fare per forza in quel modo lì. Sì. Quindi cronaca di un naufragio chiaramente in due epoche storiche totalmente diverse. Chiaro. Certo, capire quale e che cosa abbia più forza, ma io credo che questo sia molto soggettivo, quindi non entro nel merito, però di quello si parla. E qui entriamo in una serie di scatti dove la maggior parte sono miei, lo scatto fotografico, i quadri, le opere d'arte della parte destra non sono mie, però lo scatto fotografico è mio, e tu hai cercato un parallelismo tra il mondo dell'arte e opere molto famose, di cui qualcuna io ignoravo l'esistenza. Quindi qui entriamo anche in un meccanismo di quello che ti resta dentro, poi a livello psicologico e anche nell'inconscio, di quello che ti resta, diciamo, di tutti i libri che hai guardato, le mostre che hai visto, la storia dell'arte che ti sei sfogliato da piccolo, da giovane, per merito spesso di mio padre. E quindi inconsapevolmente, anche come fotografo, mi è rimasto dentro un modo di vedere le cose che spesso si rifà, e lo vediamo, a opere d'arte che io ignoravo, di alcune ignoravo l'esistenza, quindi le avevo dentro comunque. Ecco, questa è un po' la cosa. E questa è una di queste, insomma, ecco. Questo è un mio scatto di 3-4 anni fa, di un lavoro che ho fatto con una serie di modelle per un'azienda che fa prodotti per la bellezza, insomma, ecco, o per i capelli, quindi ecco, nulla di che, di artistico, insomma, però ecco, è venuta fuori questa immagine che si rifà poi a quella di destra. Ma qui, da un punto di vista della, come dire, del parallelismo, no, tra le due immagini, ci sono, a mio avviso, un paio di cose che ho trovato, no? Che sicuramente sono la concentrazione dell'attenzione sugli occhi, gli occhi delle due donne, ecco, questo, torniamo sempre al discorso di prima, le due qua, ecco, qua sono esattamente, no, quelle due donne, sono loro, le due donne che si guardano, sì. Una è la fotografia, una è la pittura, però in questo caso hanno entrambi questi occhi celesti, questi occhi azzurri, e poi, a mio avviso, il fondo, cioè tutto quello che c'è al di là del primo piano, che rimane in qualche modo sfocato, e probabilmente rimane nelle intenzioni degli stessi personaggi che hanno prodotto, cioè nelle tue intenzioni. Assolutamente, sì. L'idea di colori che però non, che fanno percepire un qualcosa, e la stessa cosa lui pensava quando dietro ha deciso in qualche modo di non mettere nulla. In un certo senso anche tu hai deciso di non mettere nulla, perché nel momento in cui tu sfumi, il tuo pensiero è quello di mettere in primo piano, e qui si potrebbero dire tante cose. In pittura tecnicamente io non so come si faccia a realizzare, ma in fotografia lo so benissimo, e questa è un classico scatto con ottica fissa, un 50 mm se ben ricordo, e a fuoco 2.8. Il fuoco 2.8 è un diaframma molto aperto che prevede pochissima profondità di campo. Cosa vuol dire? Che una volta che tu hai messo a fuoco il soggetto, un terzo prima del soggetto e due terzi dopo, questo spazio, diciamo, rimane sfocato. Più il diaframma è aperto, quindi più il numerino è piccolo, 2.8, 1.8, ancora di più, più sfoca, ecco, ma l'effetto classico poi del ritratto in generale è questo. Quindi io volevo assolutamente poi che fosse questo il risultato finale, insomma. Ed è lo stesso risultato che poi è stato, sì, realizzato da Perché
Perché quando vai a cercare, quando vai a caccia di immagini da mettere in correlazione, e questo mi capita spesso quando faccio certi lavori, certe cose, in realtà non è semplicissimo, perché io cerco di mettere in correlazione sia l'aspetto, come dire, estetico, sì, iconografico, con quello del significante, cioè con quello dello psicologico, no? Per cui cerco di capire se in realtà le due immagini poi, perché questo è importante a mio avviso, sono state costruite, e solo se queste due cose effettivamente si avvicinano molto, tu puoi avere, puoi metterle, puoi accostarle, no? Chiaro. Questa è una delle più spaventose. Quando l'ho vista ho detto non è possibile. Se l'avesse vista Van Gogh mi avrebbe denunciato per plagio. Ti avrebbe denunciato per plagio, poi insomma lui poverino non so, però effettivamente questa lo perché allora adesso voglio andare un attimo, tu mi hai mandato un quantitativo di fotografie. Ho detto, adesso qua ci vuole un anno e mezzo, le ho passate tutte, nel senso che volevo effettivamente, cioè allora dovevi mettere insieme le cose, quindi dovevi incastrare, e non era facile. Effettivamente quando ho visto questa, io ho visto la fotografia, perché prima vedevo le fotografie, e quando ho visto la fotografia non ho avuto alcun dubbio, cioè credo che questa l'abbia trovata subito. Cioè, ho pensato subito a Van Gogh. È pazzesco, perché sembra un patchwork proprio. Cioè, la mia fotografia sembra una fotografia chiaramente, ma il quadro di fianco sembra una post-produzione col Photoshop della fotografia, che è assolutamente identica. C'è la nuvola che è esattamente nella stessa posizione, cioè è una roba. Ma fa paura. Infatti, la pittura impressionista era una pittura decisamente post-produttiva, cioè nel senso che si può tranquillamente, da un punto di vista proprio del procedimento mentale, essendo una pittura sperimentale, si ricollega al fatto proprio, perché quando tu fai post-produzione stai sperimentando su una base, e quindi sì, sì. Loro, essendo degli sperimentatori, loro erano post-produttivi in continuazione, e comunque questa si commenta da sola, insomma. Io qui sono a Crate Senesi, sono ad Asciano, sono poco prima, 4-5 km da Pienza, che è uno dei borghi più belli del mondo, quindi insomma qui... lui era ad Uber, in Francia, ma comunque insomma sì, sono quelli i paesaggi, no? Sì. Andiamo avanti. Ecco, questo è Cézanne, questa è un'altra foto tua. Sì. E questa è una foto particolarissima. Io quando la vidi, subito pensai che non era possibile trovare una analogia con qualcosa. Ti dico la verità. Poi effettivamente ho trovato, perché poi in realtà qua, anche qui, no? Se io guardo il quadro, a parte l'albero in primo piano, che diventa una sorta di elemento, come dire, regolatore un po' di tutto, e anche un po' disturbatore, ma è come se lui si affaccia dietro sì, l'albero. Sì. Però in realtà, qui anche in questo caso, lui concentra molto l'attenzione sul concetto della luce e del riflesso. Il riflesso dell'edificio che vediamo in fondo. Qui siamo in Provenza, in Saint-Provence, vedi, la cosa particolare che voglio farti notare, ma che comunque tu sai benissimo, è il fatto che stiamo analizzando opere che sono state più o meno realizzate nei primi 20 anni del Novecento. Questo perché è veramente, diciamo, a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi 20 del Novecento, che è proprio un momento, come dire, incredibile,
perché quella sperimentazione, quella pseudo post-produzione, se così possiamo chiamare, della visione, perché è come se loro fossero stati i post-produttori, cioè loro acquisivano la visione reale, funzionava così, acquisivano la visione reale e la post-producevano, cioè la modificavano. Sì. Secondo l'impressione. Quindi vedi che psicologicamente il filo rouge, il filo conduttore è lo stesso. È lo stesso. Anche qui. Questo. Anche questo. Vedi, siamo nel 1908. Cioè, Non so neanche, te l'avevo detto anche all'epoca, questa non è neanche la mia fotografia, cioè nel senso che io normalmente scatto così, o scatto alla natura così, diciamo in modo cartolinesco, diciamo, quando vado a camminare con mia moglie, con i miei figli, cioè non è che io amo i ritratti delle persone, fotografo persone, ritraggo persone, quindi... faccio fatica anche a vedermici dentro a questo genere, però in effetti visto così insomma, sì, vedo anche il valore assoluto poi di questa cosa che ho sempre un attimino messo da parte, diciamo, però sono scatti che faccio, però il gusto estetico, anche la costruzione che c'è, in effetti fanno parte di un mondo che ho assimilato, che ho acquisito sicuramente, quindi... E qua ad esempio, qua allora la cosa che salta agli occhi è il bagliore di luce che tu hai trovato in fondo, lo ritrova anche Pete Mondrian. Ma Mondrian, perché poi c'è una scaletta, no, ci sono vari livelli. Mondrian è stato uno dei post produttori di immagini, di quelli che ha forzato di più la mano. Sì. Perché lui è quello che ha usato di più il Photoshop. Esatto, perché lui è partito dalle immagini reali, dalle immagini reali, e poi che cosa ha fatto? Per sottrazione, sì, continuando a sottrarre i quadri multicolori, i quadrati di Mondrian. Gli è rimasto l'astratto alla fine, ha levato tutto. Cioè. Esatto. E qua lo vedi, perché lui dall'immagine di un bosco che lui evidentemente percepisce, comincia a togliere e per sottrazione. Ma... Già qui lo vedi che lui non è normale. Esatto. Ma voglio dire, è stato uno di quelli che si è spinto molto oltre, infatti ne è nato poi, cioè lui lavora all'interno di un movimento che è totalmente a sé stante, cioè proprio creato ex novo. Quindi beh, questa è la classica foto che poi ti alzi e la fai ogni tanto, perché nei boschi insomma si fa, ed è una foto che mi piace fare specialmente d'autunno. Questa è stata scattata in primavera, infatti sono tutte verdi, però evoca in effetti. La cosa che mi impressionò quando aprì il file e guardai questa fotografia è una cosa incredibile. Mi ricordo questo effetto che tu, secondo me, inconsapevolmente, non eri consapevole. Questa è un'altra cosa. A volte è un'altra magia della fotografia. Inconsapevolmente tu hai dato un effetto, alla fine, in fondo, nella parte centrale, c'è una scarica elettrica. Sì, c'è un filamento elettrico, in effetti, sono dei filamenti. È un filamento, c'è un qualcosa che si accende, esattamente come una lampadina. Che ti dico, il mio è un modo molto istintivo di vedere, di riconoscere le cose e di metterle in ordine. Però sicuramente non ho pensato ai filamenti. Qui ho visto una cosa che esteticamente stava bene insieme e ho scattato, ma non... me l'hai fatto notare tu? Assolutamente, cioè quello che ho visto io è stato immediatamente quello. E mi è venuto automatico pensare alla lampada ad arco, chiaramente, di Giacomo Balla. Mio figlio si chiama Giacomo, te l'ho detto prima.
E poi mio padre un giorno mi fa: ma è Giacomo Balla è il più grande, tu hai dato nome Giacomo, tuo figlio, ed è nato anche lui il 18 luglio come Giacomo Balla, quindi anche lì inconsapevolmente. Sono segnali. Sono No, ma... segnali, io ho dato Giacomo inconsapevolmente anche perché l'ha scelto mia moglie a mio figlio come nome e anche il giorno e il mese di nascita è inconsapevole. Quindi. tra l'altro, questo è un balla ancora divisionista. È un balla strano tuo, sì. Con una tecnica, poi dopo vedremo un balla. Se non ricordo male, dopo vedremo un balla futurista, ma Andiamo avanti. questo è un balla divisionista. Il divisionismo, che è un momento di sperimentazione importante, dove i colori in teoria devono rimanere puri, senza mescolature, separati tra di loro per creare degli effetti. Comunque, qua la similitudine è evidente. Bene. Anche questo a me fa impazzire, cioè è una roba, te l'ho Oh. anche detto, dove l'ho scattata questa? Questa l'ho scattata con il telefono, con lo smartphone, in un'azienda dove stavo facendo un reportage di corporate, diciamo, aziendale, e andando via, così camminando, ho visto la sala degli spruzzi qui dove facevano sì, dove lacavano, comunque dipingevano questi pezzi d'acciaio e niente, mi è tornato Kandinsky, mi è tornato tutta una serie di cose che ho dentro sicuramente, che mi piacciono molto e quindi l'ho così, pum. Anche questo sembra commissionato veramente, è una cosa che mi ha lasciato a bocca aperta quando l'ho visto. Cioè. Ma tu hai avuto come dire, un'illuminazione, hai avuto un intuito, perché? Perché hai fatto un collegamento, cioè tu Esatto. hai collegato Kandinsky, quindi vedi come comunque la pittura, essendo molto più vecchia, eternamente, eternamente più vecchia della fotografia, come effettivamente è la pittura che molto spesso per un fotografo dà il là per determinate cose. È fantastico perché c'è il potere, la potenza che ha l'arte, la storia dell'arte in generale, di influenzarti a tal punto da tirar fuori un'immagine dallo sporco, dal nulla, da roba sporca, da un pavimento industriale e calpestato. Cioè, quindi, ecco, andiamo avanti. Abbiamo sconfinato, siamo nel 1926, ma qua stiamo parlando che la sperimentazione, quell'idea di sottrazione di cui si parlava prima, arriva in qualche Chiaro? modo a maturazione con l'astrattismo, no? Sì. E anche qui io sono in un'azienda di sedie molto famosa, è una delle tre più grandi aziende mondiali ed è un'azienda italiana per cui ho lavorato e ho scattato questa immagine. Qui quel giorno ho scattato delle immagini meravigliose, a mio avviso, che poi non ho consegnato a loro così, però. Ad un certo punto io mi sono sganciato da loro e ho chiesto una mezz'ora libera per andare a creare un qualcosa di mio all'interno dell'azienda ed ho scattato una cinquantina di immagini in bianco e nero di questa zona dell'azienda e ne è uscito anche poi un clip che ho montato, che ho regalato a loro per Natale. Mi hanno ringraziato molto perché non riconoscevano la loro azienda vista così. Quindi sì. Allora, qui io ho avuto fondamentalmente due folgorazioni. La prima folgorazione l'ho avuta quando ho visto questo nero della sedia immerso in questa sorta di spazio non identificato che mi ha fatto tornare alla memoria le foto in bianco e nero scattate proprio negli anni 20, negli anni 30 Esatto. di quell'epoca lì. Dopodiché non potevo fare altro che pensare al ready-made,
cioè a quella filosofia che era appunto quella di Marcel Duchamp, quindi dei dadaisti, dove chiaramente l'oggetto diventa opera d'arte, ma lo diventa perché comunque tieni, te lo metto lì, no? Quindi questo è, qua siamo ormai nell'ambito dell'arte concettuale, cioè vera e propria, però trattandosi di oggetti, anche in questo caso la connessione cerebrale è stata... Fantastico. e qui mi hai veramente spaccato in due, cioè, la roba questa l'ho scattata, quella di destra l'ho scattata in un'azienda meccanica, dove anche lì stavo facendo un reportage aziendale corporate, e l'ho scattata come di solito faccio per divertirmi, anche questa con lo smartphone. E dopodiché ne ho scattata anche un'altra, e questo è un tavolone di legno dove ci sono infilati dentro tutte le punte dei trapani di questa zona dell'azienda. Non so se sto parlando bene meccanicamente, ma insomma questa era la cosa. Ne ho scattate due, le ho messe insieme, quindi ho fatto un patchwork, proprio una foto sopra l'altra, e dopodiché ho un po' post prodotto in maniera come piace a me, in un modo molto morbido, con dei colori pastello. In effetti anche questa sembra commissionata, cioè, c'è questo vortice, questo movimento dell'immagine, e qua hai un balla futurista, quindi dove deve esplodere tutta la potenza rivoluzionaria di questo movimento, esplode, perché di fatto la velocità, il movimento, la cinematica sono parti fondanti di questo movimento. E qui, quando l'ho vista, io vedevo sempre prima le foto tue, no? Sì. La prima cosa, vedevo le tue foto, queste 20.000 foto che mi hai mandato. Ma in effetti è stata una follia preparare questa cosa, nel senso che non sapevamo neanche noi dove andare a parare. Io ti mandavo gruppi di immagini così. Però quando ho visto questa, immediatamente ho pensato a balla. Ma la cosa incredibile è che tu veramente puoi utilizzare queste cose, questi strumenti, quasi come dei test, no? Sì. Se tu metti puoi fare veramente, no? mi sembrava di fare, sai, i test, quelli psicologici. Il test psicologico, cosa vedi qua? Cosa c'è? Esatto. Quindi da una parte vedi un'immagine, devi associare quella che più si avvicina in qualche modo, e quindi insomma anche qui dobbiamo mostrare ad un psicanalista bravo, però questa nostra slide, per poi farci dare anche un'opinione. Darebbe qualche spiegazione. Sì, perché, insomma, cioè, fantastico. Andiamo avanti. Anche questa è pazzesca, pazzesca, pazzesca. Io questa l'ho scattata in un reportage di viaggio. E un workshop di viaggio che ho organizzato tra i tanti in India, e qui sono sulle scalinate del Gange e ad Haridwar, che è una delle città sacre in assoluto dell'India, e dico due cose proprio così, e ci sono dei piccoli petali delle foglie bruciate. Loro ogni sera alle 17 c'è questa cerimonia dei ceri, cerimonia della luce, che fanno sempre sul Gange in vari posti dell'India, ma questo qua è il più sacro di tutti probabilmente. Ero lì e ho diviso a metà l'immagine, quindi c'è questa inquadratura che sì, l'ultimo scalino sacro della scalinata. E poi l'acqua del Gange. Quindi... Qua, sì, sì. Qua hai Rothko, che è stato un espressionista, anche qui una pittura che
una pittura dell'assenza, una pittura dove predomina il contrasto tra un colore e un altro, e dove devi leggere al di là, devi leggere oltre, no? Sì, sì. Però in questo caso era molto... Sì, nelle mie immagini può esserci il sacro e il profano, e la terra e l'acqua e un sacco di cose, insomma, ecco, e quindi... Io poi so tutta la storia delle abluzioni e tutto il resto, quindi, ma non stiamo qui, lo dire, ne faremo altre. Faremo una puntata su Sant'Agata. Faremo una puntata anche su Sant'Agata, che non nominata a caso da te, perché no. È la seconda festa sacra come numero di persone partecipanti al mondo. La prima è il Kumbh Mela, che viene festeggiato ogni due o ogni quattro anni in India. E tra l'altro, una delle cose che dobbiamo fare, abbiamo fatto il workshop in Sicilia, generico, diciamo, dobbiamo fare quello specifico sulla festa di Sant'Agata. Assolutamente, assolutamente. Sì, tanta roba. Andiamo avanti con la penultima slide. Anche qui, questa è una foto per me anche banale, nel senso molto, molto easy, molto semplice. Che ho scattato durante uno shooting per un'azienda che fa oggetti per le cucine, e quindi sì, anche qui non avevo di certo in mente Guttuso, so che Guttuso ha fatto, però ecco, mi è rimasto dentro anche qui un senso estetico, comunque una visione delle cose, quindi... ma vedi ci sono dei meccanismi, vabbè, io forse perché mi occupo di immagine, di arte in generale, di storia dell'arte, di artisti, di cinema, per carità, tanti, siamo in tanti, però effettivamente io ho addestrato, ho educato in qualche modo ormai da molti anni il mio cervello a riconoscere in qualche modo e a connettere determinati colori, determinate forme, determinate ombre, sfumature, eccetera, con l'immagine e con soprattutto lo stile di un artista. E quindi qua è stata una cosa spontanea, cioè nel senso che quando ho visto i limoni mi è venuto in mente lui immediatamente, cioè non, ma senza neanche... Non è... Mi viene da dire che io in questa serie di foto ho copiato inconsapevolmente, cioè, è sostanzialmente rifarsi un po' alla storia dell'arte, è un po' un copiare, no? Quindi cioè, l'importante è copiare da quelli buoni, no? Da quelli tristi, insomma. Esatto. Quindi ecco, un grazie di cuore a tutti. Torniamo noi per il finale. Io ti ringrazio ancora, Giuseppe, ti ringrazio ancora perché è sempre bello confrontarsi poi con te e vedere le cose insieme. È bellissimo. Io ringrazio te per i tuoi graditissimi inviti, no? Questa visione bifocale che non ha la fotografia è... No, ma sai, adesso come dicevamo prima, c'è un mondo veramente, c'è il cinema, sì. quanti tanti registi si sono ispirati inconsapevolmente o consapevolmente ad immagini della storia dell'arte. Chiaro. Sì, assolutamente. Penso ad Antonioni, penso a Pasolini, penso a Peter Greenaway, ma... Fantastico. Allora niente, c'è solo da dire che daremo ancora, prossimamente faremo ancora e confezioneremo altre puntate sul mondo audiovisivo, sulla storia dell'arte, sulla fotografia, e le correlazioni tra queste cose, il cinema soprattutto, e ci vediamo fra un po' di tempo. Io e te ci sentiamo presto. Bene. Io ti ringrazio ancora e saluto tutti, chi ha voluto ascoltarci, chi ci ascolterà, e do appuntamento a tutti a venerdì.
venerdì alle 17 parlo di fotografia di scena e fotografia applicata poi al teatro, al mondo del teatro, con un amico, un attore italiano importante, Maximilian Misi. Quindi do l'appuntamento a tutti per venerdì, questo, prossimo alle ore 17. Ringrazio e saluto ancora affettuosamente, con un abbraccio da lontano ma forte, l'amico Giuseppe. Grazie mille Giuseppe. Ciao Ale. Ciao a tutti. Ciao. E a presto. Arrivederci a tutti.